Buongiorno a tutti da AWA, il canale che parla di esoterismo e della tradizione occidentale. Facciamo la lettura della settimana, la lettura di Yule, solstizio d'inverno. E qua abbiamo le tre letture: abbiamo un quarzo ematoide, una pofillite e un granato. Iniziamo dal granato, che è la prima lettura. Ci parla di coraggio, il granato ci parla di forza, stabilità e anche di sviluppare la parte guerriera. E vi ricordo che per chi volesse acquistare il libro dei tarocchi spiriti verdi, il mazzo, in questo momento è in offerta per tutto il mese di dicembre 2021. C'è un 20% di sconto e sono 24 euro mazzo più libro invece che 30. E il prezzo di copertina. E naturalmente le letture, questo lo ribadisco, sto andando mescolando il mazzo, sono semplicemente dei suggerimenti. Questi suggerimenti, se non vengono messi in atto con delle meditazioni, dei lavori specifici, che possono essere lavori che voi fate con voi stessi, che già conoscete delle tecniche, o se volete approfondire il lavoro con gli spiriti verdi, all'interno del libro troverete come lavorare con le letture anche da un punto di vista energetico. Quindi al di là del singolo aspetto divinatorio. Naturalmente, per acquistare il libro basta scriverci privatamente sul nostro gruppo, sulla nostra pagina Facebook, di Tarocchi degli Spiriti Verdi, che la trovate anche come chiocciola Spiriti Verdi, o sulla nostra email spiritiverdi@gmail.com. Scusate. Bene, parliamo ora di Yule. Yule è il solstizio, quindi il solstizio d'inverno, il periodo più buio dell'anno, e andiamo a vedere la luce che torna, che rinasce, quindi il sole che muore, il sole invictus che torna in forza e ci porta quindi verso l'inverno, ma in realtà è l'inizio del ritorno anche della primavera, cioè, quindi ci attraverso questa energia. L'energia del granato, un'energia di forza, di stabilità e di combattimento e di coraggio, diciamo. È questo momento ideale per essere in connessione profonda con sé e per ritrovare un po' la luce con se stessi. La prima carta che arriva qua dagli tarocchi spiriti verdi è l'acero. L'acero è un albero che ci parla della capacità di sapere come presentarci al mondo, ma anche come presentarci a noi stessi. Se vogliamo definirla in un determinato modo, l'acero è il modo in cui noi offriamo noi stessi al mondo, o come prendiamo ciò che ci offre il mondo. È anche un albero che ci parla di luce, quindi ha una connessione con questo periodo dell'anno, di luce interiore, ma anche di dolcezza interiore, di essere dolci con noi stessi, con la nostra anima in questo momento. Con il mondo esterno ci allontano quindi in questo momento quello che vuol far emergere questo acero, l'offrirsi è proprio, sono le emozioni profonde, la condivisione di emozioni profonde, il coraggio di manifestare le proprie emozioni profonde. La parte interna abbiamo l'Artemisia, che quindi ci parla di una sorta di pulizia delle emozioni anche, perché comunque è una pianta lunare e parla della nostra parte emotiva. Chiudo un attimo la finestra perché c'è il giardiniere fuori che fa un po' di rumore oggi, ma ci parla anche di discernere le emozioni interne, quelle che realmente ci servono o ci appartengono, da quelle che no. E il suggerimento, diciamo così, della lettura è
la betulla, quindi anche un servizio di cura di se stessi e degli altri. La betulla in questo senso ci dice prendetevi anche cura di voi, più che altro, quindi far qualcosa che è legato alla cura di voi stessi. Ma anche vi dice provate cose nuove. Provate nuovi territori, provate questo coraggio del granato, provate cose nuove. Bene, andiamo immediatamente dalla seconda lettura, così che non facciamo durare troppo le letture perché poi magari diventano noiose. C'è l'Apofillite ci parla della proiezione del futuro. Ci parla la proiezione verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Ci parla di viaggio, una pietra mercuriale, una pietra che ci fa cambiare anche il modo di vedere le cose. Infatti, uno dei nomi comuni dell'Apofillite è anche occhio di pesce. E vediamo cosa ci racconta oggi l'Apofillite, perché ha fatto questa scelta in questo periodo in cui siamo il giorno di Santa Lucia, un giorno di divinazione, e di visione oggi e di riscoperta. Chissà. Vediamo un po'. La prima carta è il Pino. Il Pino ci parla di gentilezza, quindi in questo momento, per far sì che questa proiezione venga al meglio, che sia nel mondo esterno, in noi stessi o nella società, vi chiede il Pino di essere più gentili, ma in realtà il Pino vi dice anche di muovervi in un asse verticale. Muovervi in un asse verticale inteso come non disperdere troppo le vostre energie in tante cose, ma vedere le cose in un'unica direzione. Cioè approfondire un argomento, approfondire una questione principale in questo momento. Ed è una delle carte che rappresenta la gentilezza, ma non vista come da un punto di vista femminile, ma in questo caso da un punto di vista più maschile. Quindi è una gentilezza connessa all'azione. Vediamo come si proietta all'esterno il Pino. C'è la ruta, quindi vi dice anche di stare un pochino attenti alla ruta in questa posizione, a non essere troppo aggressivi con il mondo che vi circonda, perché è come se avete una corazza, una paura che vi ha fatto creare una corazza impenetrabile. E forse in questo momento, proprio per vivere meglio questa forma di gentilezza, esprimerla, condividerla, connettervi con questa gentilezza anche con altre persone, è importante un pochettino discernere ciò, il pericolo da ciò che non è pericoloso e non pensare, ah, il mondo è qualcosa di pericoloso e tutto è pericoloso. Cioè, vi chiede proprio perché poi siamo il giorno di Santa Lucia, è legata alla visione, siamo con l'Apofillite che è legata alla visione, è di vedere il mondo in altri aspetti, non solo come pericolo, ecco. Essere più obiettivi. Nel mondo interno ci parla il castagno, quindi perché ha scelto l'Apofillite, vi dice guardate anche da dove venite, guardate i percorsi che avete fatto fino ad oggi nel passato e cercate di rianalizzare il vostro passato, perché il castagno in questa posizione ci parla di un'analisi delle nostre azioni fatte nel passato e ci dice anche di analizzarle da un punto di vista lucido, chiaro, senza giudicare il nostro passato. Bene, ora vado alla terza lettura, che è quella dell'ematoide, il quarzo ematoide, siamo qua. Il quarzo ematoide ci parla, è un altro quarzo abbastanza guerriero, fisico, di purificazione, soprattutto dell'energia fisica. Infatti è un ottimo quarzo per dirigere gli intenti all'interno della materia fisica.
e vediamo un po' le persone che hanno fatto questa scelta, cosa gli vogliono dire gli spiriti verdi oggi. Vediamo con la prima carta. Rosmarino, quindi c'è una forte proiezione energetica in questo momento per chi ha fatto questa scelta, forse anche un pochettino eccessiva, perché il rosmarino, quindi c'è molta energia, c'è molta forza, ma è una forza che non viene controllata bene. Quindi vi sta dicendo, gestite le vostre forze in maniera saggia, non siate troppo impulsivi, apprendete a farlo senza distruggere gli altri o voi stessi, perché poi un'espressione eccessiva di energia causa anche un esaurimento di quella stessa energia. E quindi un esaurimento tale che poi non permette di usarla al meglio. Vediamo verso il mondo esterno. E infatti il Ginkgo vi dice riequilibratevi, soprattutto per le azioni con il mondo esterno, delle vostre energie, dovete riequilibrare le vostre energie. Perché il Ginkgo in questa posizione proprio vi dice se non le equilibrate rischiate di esaurirvi fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Nel mondo interno c'è un'espressione, cioè questo movimento d'energia nasce da un desiderio quasi ansiogeno del futuro, in questo caso, perché qui in questa posizione, con questa lettura e questo contesto, il ciliegio ci parla del futuro, ci parla della primavera che deve arrivare. Quindi c'è un po' di ansia qua, c'è un po' di stress, d'ansia. Di proiezione di energie in eccesso non ben equilibrate, eccetera. Andiamo a vedere cosa ci dice il suggerimento. L'edera. L'edera ci dice di essere più pazienti, di raggiungere i nostri obiettivi con essendo più, magari facendo poco, ma qualcosa tutti i giorni. Quindi ci dice proprio siate costanti. Questo è il suggerimento dell'edera. Bene, per oggi ho finito la lettura, le tre letture, vi ringrazio, vi auguro un buon giorno di Santa Lucia, siamo nel 2021, che magari qualcuno leverà in futuro. Vi ricordo che se avete voglia di fare degli esercizi con queste letture, nel libro trovate tutte le informazioni, scrivetemi a spiritiverdi@gmail.com. Vi rispondiamo in 3 giorni, mandiamo più o meno lavorativi, esclusi i festivi, mandiamo i libri. Vi ricordo che in questo periodo di dicembre le spedizioni sono un pochino più lente, ma non per colpa nostra, ma per ovvie ragioni, per le festività. Quindi abbiate un pochino di pazienza e comunque sì, approfittate di questo sconto, perché poi da gennaio già non ci sarà più. E il libro e i tarocchi torneranno a 30 euro, mentre adesso costano 24 e è anche una buona occasione per farsi un regalo o regalare qualcosa di connesso alla natura e di energetico e di connessione, diciamo, a livello spirituale con qualcosa che va al di là dell'essere umano. Vi ringrazio, buona giornata.